cosa è un fiore nel mostrarsi agli occhi di una donna che lo sa rispettare? Un'opera graziata nella sua interezza. La sua fragranza rapisce i sensi. La sua bellezza inebrirà la percezione del respiro. C'è una guardiana di un giardino maestoso, con rose, gigli e oleandri. Un imponente alianto domina sovrano con accanto, chissà, forse anche dell'amaranto. Elegante lei, con i suoi sorrisi appagati da tale bellezza e armonia. Cammina come una dea attraverso il suo giardino incantato, incontrando qua e là anche un'orchidea. Questo incanto, il suo rifugio dall'amaro cuore affranto, da una vita ponderosa. Ma così grande coraggio giace nell'anima di lei, la guardiana del giardino, cosicché i suoi fiori tremano alla sua presenza, emanando dolcezza, in seguito aver recepito tali vibrazioni con così tanta purezza. Anche nei giorni più silenziosi, il giardino è invaso dai rumori. Uccelli che cinguettano, il vento che soffia tra i rami, insetti che si danno da fare. La guardiana del giardino non è mai sola, ha sempre qualcosa da trasformare. Le sue mani sono incantate, il suo portamento tanto garbato. Un tempo First Lady la chiamai, non c'era nome più indovinato. Quel giorno non sarà mai dimenticato. Ora è sera, la guardiana del giardino ripone i suoi attrezzi, chiude il cancello di quel giardino incantato, veramente tanto amato, consapevole come ogni sera che lei vive in loro e loro vivono in lei, i fiori di Luisa, la guardiana del giardino incantato.